Buongiorno a tutti, io sono Luca e anche oggi andremo a risolvere un esercizio tra quelli presenti nel test d'ingresso di medicina per l'anno 2020. Allora, leggiamo il test. Tommaso ha 3,90 euro per poter acquistare della frutta. Le mele costano 60 centesimi l'una, le banane 80, le arance 50, le pere 0,75. Qual è il massimo numero di frutti che Tommaso può aver acquistato? Allora, questo può sembrare un test di matematica e effettivamente in piccolissima parte lo è, però principalmente è un test di logica, ovvero io ho a disposizione 3,90 euro e devo acquistare il numero massimo di frutti. Per acquistare il numero massimo di frutti dovrò prendere il frutto che costa meno e prendere il numero massimo di quei frutti. Quindi il frutto che costa meno sono le arance, che costano 50 centesimi l'una. Ora, con 3,90 euro, quante arance posso comprare? Se io riportassi tutto in centesimi, mi basterebbe fare 390 diviso 50. A fare 390 diviso 50, che si risolverà semplicemente con le tabelline. Il 50 nel 390 ci sta 7 volte e quindi vado a scrivere 7 sotto al 50. 50 per 7 fa 350 e quindi non mi resta altro che fare la sottrazione. 390 meno 350 che fa 40. Posso dire di aver acquistato 7 arance ed ho anche 40 centesimi di resto. Ok, non rimane che darvi appuntamento al prossimo video in cui risolveremo altri esercizi simili a questo.